Bella, sì, oggi andiamo a fare un work in progress a Bedford. Parecchi me l'hanno detto, parecchi mi hanno detto: dai, fai guarda, work in progress, devi fare questo, devi fare quello, che te devo dire, che devo fare? Ma andiamo a fare la bandiera di dietro ai sportelloni. Sì, nulla faccio sul tetto, perché il tetto, il bed, non è tipo il generale. O vedi quanto è alto? Se io faccio la bandiera lì sopra, ma che cazzo avete? Cioè, si vedono solo queste bordature qua. Allora che ho pensato? Dico, la faccio di dietro, che secondo me spacca. Tutto so di dietro ai portelloni. Mi sono già portato avanti, già ho mascherato per capire il disegno qual è. Ho levato le scritte, ho fatto delle varie stuccature. C'era la scritta Bedford e cose varie, eccola qua, che poi la metterò da qualche altra parte perché è fighissima. Questa è in ferro. E dato una stuccatina, adesso andiamo a dare una carteggiata, perché questa la devo dipingere, vabbè, la faccio a spray ovviamente. Non c'ho l'aerografo, non sono esperto su sti lavori, ne ho fatte due o tre, tipo quella che ho fatto pure al bed mio, e proviamo a vedere come viene. Ma ne prova, sì, mi sono fatto l'idea per impostare sopra i colori, perché io do subito il fondo del bianco, lo faccio asciugare. Perché la bandiera deve venire consumata, deve venire invecchiata. Perciò, una volta che l'ho tutta dipinta, la devo andare a carteggiare per levare le varie, a rifarci un po' il colore sotto del bianco. Me la so studiata un po' così, penso che va bene quello che sto a fa, penso, non lo so, speriamo. E carteggiamo e cominciamo a dare la prima botta di vernice, così si comincia a asciugare per bene, che dopo andremo a mascherare sopra la colorazione col nastro per fare le strisce. E dici work in progress. Na 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 na. Allora, carteggiato tutto, ho levato qualche buchetto, qualche magagna, poi ci resterà, perché tipo qui ci sarebbe da stuccarlo bene, ma c'ho paura che troppo stucco poi dopo mi si spacca, perché c'è cosa. Cioè, riesco a lasciarci il segno, che così magari con l'effetto della bandiera, non lo so, può essere che è una cazzata, può essere no. Comunque, adesso gli diamo la prima botta di bianco. Allora, ciò. Diversi tipi di bombolette, bianco lucido, bianco opaco. Allora, siccome le sono tutte iniziate, le mischio in modo che poi quando andrò a carteggiare, a qualche punto sarà che ci si vedrà un po' di opaco, un po' di... Dovrebbe essere effetto figo, dovrebbe essere effetto figo. Non ne so sicuro, ma è una prova. Ce l'ho e finisco, mi frega un cazzo. Fatto un pezzetto di qua, un pezzetto di là. You understand? Amami tanto tanto immensamente. Beh, una manaccia gliel'abbiamo data, tanto perché mo questa si dà una mezza tirata e poi andiamo a fare
E poi qui mi è venuta una colatura, vabbè, ho scritto dopo a carteggio, fa niente. E mo se questa che qualche minuto che si asciuga e gli do un'altra mano per dare una mezza coperta. Non devo andare a fa bene proprio i bordi, perché tanto qui una volta levo la mascheratura, poi dopo devo carteggiare, perciò andrò tutta rimagnata e solo per dare una delineata per quello che possa essere. A bandiera. Oh, io penso che so fa bene, ma mica lo so, eh. Improvviso, no? Alla bandiera, alla mio cugino. Ecco qua il risultato. Allora, so tre tipi di bianco, tre tipi di colori diversi, che tanto andrà quasi tutto coperto, si vedrà quando andrò a grattare i colori della bandiera sopra, perciò non è che si nota la differenza dei colori. Adesso devo solo lasciare che asciuga. Per poi poter mettere il nastro per delineare, quello sarà un lavoretto un po' più complicato perché tocca farlo proprio becis becis, eh? Becis becis, quello va proprio fatto becis becis, bella zia. Adesso mi vado a prendere un bel caffè e mi riposo un pochettino e poi dopo si rimettiamo a lavorare. Gli diamo una mano a asciugare col forno dei carrozziere, perché il sole è andato via, a qua ci serve d'aiuto a asciugarlo. Adesso comincia la parte quella un po' più rognosa. Allora, fatto tutta la mascheratura, adesso devo tagliare qua preciso, perché qui la bandiera si incrocia, perciò qui devo tagliare, adesso devo tagliarla per bene. E poi andiamo a dare la sua colore, che siano, speriamo che non famo casini qui, perché questa è la parte un po' più delicata, eh. Qui ho asciugato col forno per farlo asciugare un po' prima, perché certo questo era un lavoro che andava bene farlo quando è estate, che fa caldo, che la vernice tira subito, capito? Se no devi lasciarla aspettare, ma a me domani devo uscire, perciò questo stasera deve essere finito. Finite! Quantomeno la verniciatura deve essere finita. Poi dopo, quando lo ricarteggia, la fammo riposa bene, capito? Dai, e si fammo andare col taglierino. Ho preso una lama del taglierino e adesso vado a far per bene tutto l'intaglio di Awassamare Cancaregalla. Oh, mi sono scordato da riprendere, prima manina gliel'ho data. Me l'ho scordato. Allora, ho messo il nastro che delinea per fare la striscia blu. Qui l'ho tagliato col taglierino per farlo fatto precise. E qui non mi frega niente che sta risporcata, tanto qui mo. Adesso l'idea era quella. Ridò un'altra passata qui sul blu. Poi una volta asciutto mascolo il blu e resta solamente il bianco. Una volta che fa il bianco gli do il rosso. Poi scarto tutto e metto asciugare e dovrò fare quando poi è asciutto e stelline qua sopra. O forse non scarto un cazzo, aspetto che si asciuga per bene qui sopra e faccio, vabbè. E segui work in progress. Battiar sciacche. È venuta una piccola colatura, ma d'altronde sta a far fredda, la vernice attacca poco, vedi qua. Vabbè, mo porca troia. Mo arriva qua su Ernastra, la fermiamo, eh. Vabbè, dopo che la carta non si dovrebbe vedere. D'altronde quando è freddo così, alla piera è fredda, la vernice attacca poco, capito? Vabbè. Allora, adesso aspettiamo bene che si asciuga questo blu. Poi mascheriamo il blu e andiamo a fare i russi. Allora, posa un'opera. Diciamo che la prima asciutta si è data. La prima asciutta, eh? Diciamo non appiccica più. Ovviamente in profondità sicuramente no, però. Però va bene. Allora, mi sono creato, come
con un cartoncino, una stella, che adesso più o meno l'ho fatta a occhio, che più o meno adesso la mettiamo qua. Forse è venuta leggermente grossa, ma sti cazzi, senti, oh. No, non va, aspetta. Ho fatto una cazzata, vedi? Perché è venuta troppo grossa, e quando vado a levare lo scotch mi porta via, no, niente, allora mi tocca rifarla, vabbè. Un piccolo errore, era andata a occhio, mi pareva pure piccola, a dirti la verità, e mi tocca rifarla. Vabbè, più un altro cartoncino, faccio un'altra di queste qui, vengo a spruzzare le stelle e poi... Che narichi, zì? Ma pare che ci potremmo stare, no? Le stelle sono tante. Milioni di milioni. Con questo mi sono preso pure la misura delle distanze. Perché io sono intelligente, eh? Che te credi? E insomma. Allora, vediamo un po' qua. Grande! Ti piace? Oh. Eh? Ti piace? Oh. Comincia a prendere forma. Comincia la festa. Questa volta comincia la festa. Perfetto, ne sono contentissimo, è venuto perfetto. Adesso andiamo a mascherare, adesso famo asciugare bene, poi andiamo a mascherare la striscia blu, tamo rosso, sfoderamo tutto e lo famo asciugare bene un paio di giorni
anche perché il tempo è quello che è, poi dopo gli andremo a dare un po' di carta vetrata e il trasparente. No, la carta vetrata, scusa, mi correggo, la carta abrasiva fina fina che rinnamo a fa consuma un po' di vernice, in modo che in maniera che gli diamo l'effetto, quell'effetto invecchiato, quell'effetto consumato, quell'effetto che mi sono dipinto pure il dito. Ma che ti serviva pure il dito da dipigne? Bella zia. Mascheratura eseguita, adesso andiamo a praticamente a dare l'ultima mano del vernice. Beccati questo, ti è. Dai, che gli diamo l'ultima botta, sì. E poi scartiamo tutto e vediamo che cazzo avevamo combinate. Tu un bagarozzo. Vento, ora fa il pagherozzo che si è messo. Va bene. La tonalità è un pochettino differente, però era roba che c'avevo in casa. Adesso vediamo se non dovesse andare bene, tanto devo coprire tutto. Quindi ancora nuovo. L'ho comprata per fare qualche cosa e non l'ho più adoperata. Siamo, no?
Adesso proviamo a scartare. Vediamo che abbiamo combinato. Va piano perché è ancora un po' tutto fresco, eh. Aio Brinner! Io te ne devo dire. Sicuramente non è perfetto, però per una cosa fai da te. Sì, fai da me, fai da te. Ci sta, oh. Poi a 100 all'ora non si vede niente. Ammazzo, oh. Mi piace, poi voglio andare a fare un giro per il generale. Ecco qua, vabbè, mo devo finire da levare bene un po' lo scotch e il risultato penso che vabbè, c'è un po' di magagnette di qua e di là e dovuto pure al fatto che l'abbiamo fatto un po' di corsa, però tanto col fatto che devo andare a carteggiare io penso che è fighissimo, io penso che è figo, dimmi che ne pensi, sì, ammazzate che abbiamo fatto, mamma mia, a me mi piace, mi gusta, come te posso dire, ignorante, grezzo, rozzo, tieni. Allora adesso lo famo asciuga bene, sicuramente in un paio di giorni ci rimetteremo mano, magari dopo Pasqua gli vado a dare una carteggiata su tutte le bordature qui per levare sta stampa che ci deve stare. Sotto rifaremo un po' di bianco che viene un po' consumato. Vediamo un po'. Vabbè, mo adesso va bene così, ma adesso non lo tocchiamo.
Fammela asciugare perché la smania di aprile era tanta e comunque è ancora fresco, è ancora fresco. Vabbè sì, molto ho fatto vedere che abbiamo combinato, mo te lascio, lo lasciamo asciugarci, ammazza che figo. E se becchiamo la prossima, se ti è piaciuto mettici il pollice, metti in commentuccio, scrivi guarda ha fatto una zozzata, no guarda che figo, no guarda vaffanculo, bella sì.